Buongiorno a tutti cari amici, rieccoci qui sul mio canale personale ufficiale YouTube per parlare dopo diversi giorni di pausa da YouTube, ma non dai social, di basket Serie A. Come dice il titolo, l'Epicasa Brindisi finalmente torna alla vittoria. E lo fa ieri, l'ha fatto ieri nel turno della quindicesima giornata in casa, fa la pentastulla contro la JV Basket Napoli con il risultato finale di 89 a 75. Per quanto riguarda, per esempio, i realizzatori, vi possiamo dire, per esempio, per Brindisi Parkins ha realizzato ben 21 punti, il migliore di Napoli invece è stato Parks con 17 punti. Come cronologia invece di punteggi, ora vediamo un attimo: primo quarto 17-20 più 3 Napoli. Secondo periodo a lungo Brindisi 44-27, terzo periodo 65-44 e ultimo quarto 89-75. Un'Epicasa Brindisi che non trovava la vittoria praticamente dalla sfida del 26-12-2021 Santo Stefano in casa contro Pesaro, sconfitta di 2, 89-91. La prima del 2022 in casa di Brescia, anche qua la persa il 16 gennaio 88-67. E ieri appunto Brindisi Napoli 89-75. Il calendario, che come sappiamo Brindisi essendo fuori dai giochi per la Champions League, che comunque cari amici non è uguale alla Champions del calcio, ma sappiamo che la Champions del basket in realtà è l'Euroleague con la nostra Olimpia Milano. I prossimi impegni, rimanendo su gennaio, sono il 23, quindi tra 3 giorni, alle 17 in casa contro la Virtus Bologna, che insomma tiene comunque un bel ranking in classifica in seconda posizione. Il 30 gennaio Sassari-Brindisi alle ore 20:45. Invece un primo quiz su febbraio, 6 febbraio alle 18:30, Brindisi Reggiana, o detta anche Reggio Emilia. Per quanto riguarda la classifica, come vi dicevo, si assicura Brindisi, visto che nel girone abbiamo 16 squadre, quindi il girone di andata si chiude alla quindicesima giornata, si assicura la presenza delle Final Eight di Coppa Italia, che se non erro si giocheranno a febbraio. Le prime 8 al momento in Serie A sono Milano 13 vinte e 2 perse, Virtus Bologna 12 vinte e 3 perse, Trieste 8 vinte e 6 perse, stesso ranking Trento, Tortona e Brindisi 8 vinte e 7 perse, Brescia con una gara da giocare che se non mi sbaglio dovrebbe essere questa sera, 7 vinte e 7 perse. Venezia con 15 giocate, 7 vinte, 8 perse. Senza, diciamo, tralasciare che comunque prima di questa partita Napoli aveva 7 vinte e 7 perse. Al momento zona retrocessione, Varese 4 vinte, 10 perse, Cremona 4 vinte, 11 perse. Bene, quindi, come dico sempre io, viva lo sport, viva il basket nel caso specifico, noi ci vediamo per i prossimi appuntamenti. Dove trovarmi lo sapete, i canali YouTube, Facebook, Instagram e quant'altro. Noi ci vediamo alle prossime occasioni e alla prossima, ciao!